dominio dell'MZ Udine, che ha avuto fino a 8 punti di vantaggio grazie a una buona percentuale di tiro, complessivamente sull'ordine del 70%. Mentre la Turbo Air Fabriano ha sbagliato qualcosina di più, soprattutto nel tiro da 2. Ora c'è ancora un errore, questa volta del MZ, un contropiede peraltro non portato a conclusione dalla squadra di Fabriano. La rimessa laterale comunque viene assegnata alla formazione ospite in zona d'attacco e se ne incarica Matteo Minelli, un ragazzo che molti ricorderanno ha giocato al Scavolini Pesaro. Il tiro un po' forzato, ma c'è il fallo su Leonardo Conti. Fino a questo momento ci sono 8 punti di Winfred King, miglior realizzatore per la squadra di casa. King rientrato da 2 domeniche a Udine è indubbiamente l'uomo più importante di questa formazione, tanto è vero che nelle prime giornate di campionato con lui in campo Udine aveva vinto 4 partite su 5, poi con King infortunato Udine è scesa progressivamente fino alla zona retrocessione. King è alla terza partita dopo il rientro dall'infortunio e Udine domenica scorsa è andata a vincere, sia pure d'un soffio, sul campo non facile della Pallacanestro Livorno. Punta ovviamente a vincere anche oggi la formazione udinese per tirarsi fuori da una situazione di classifica pericolosissima e infatti è penultima in piena zona retrocessione. La Turbo Air Fabriano invece domenica scorsa ha subito una clamorosa sconfitta in casa dalla Birra Messina di Trapani e in una situazione di classifica un po' più tranquilla, ma non tranquillissima. D'altronde tutta la zona finale della classifica della Serie A2 è tremenda perché ci sono 9 squadre che sono praticamente in lotta per un posto per la retrocessione, ma contemporaneamente anche in corsa per conquistarsi uno spazio ai play-out. Vediamo l'attacco di Fabriano con Minelli che va a servire McKinney per Del Solomon. Solomon finora abbastanza deludente. Matteo Minelli che trova la stoppata di Winfred King e vediamolo King che va a cercare uno dei suoi numeri ad effetto, la schiacciata. King comunque non sembra ancora al massimo della condizione fisica, ma è sicuramente l'uomo fondamentale per questa squadra. 29-23 e c'è un canestro da 3 punti di Conti per la squadra di Fabriano. Ricordiamo che Fabriano sta giocando praticamente tutto il campionato senza Servadio, uomo che garantiva 20-25 punti a partita. Ora c'è la schiacciata di Turner che viene ammonito dagli arbitri per essersi appeso al ferro. 31-26 per la squadra di Udine, 7 minuti e 31 secondi da giocare. Vedete la formazione di casa schierata a zona e Solomon che va a cercare la conclusione sbagliata, ma c'è un intervento arbitrale. Vicino a noi c'è Giulio Melilla, allenatore del Banco di Sardegna di Sassari, e sentiamo da lui, che oltretutto è friulano, e un commento su questa partita. Beh, diciamo che c'è stato un inizio favorevole alla squadra di casa, l'MZ, facendo sicuramente delle buone transizioni, va molto bene in contropiede, delle buone bombe di Bettarini da 3 punti, e vedo anche King molto rinfrancato dopo il noto incidente avuto qualche mese fa, quindi mi pare supremazia da parte della squadra di casa. Ecco, vogliamo precisare, friulano come scuola cestistica, non come nascita. E Melilla indubbiamente ha vissuto i momenti d'oro del grande basket qui a Udine, quando Udine era una delle squadre più forti del campionato, e dispiace un po' vedere così poco pubblico qui al Cannera. Ma sicuramente questa è una nota molto dolente, non molto simpatica, di questo Carnera, che ha visto, diciamo, negli anni passati delle schiere di pubblico, addirittura restavano fuori del palazzetto 1000-1500 persone ai tempi di McDaniels, di Joe Allen, ai tempi di Bisson, di Gergati, di Nino Cescutti, di Giancarlo Sarti. Quindi è un peccato vedere così questo palazzetto vuoto, perché mi sembra che la tradizione a Udine non è mai mancata. E il compito dunque di questa squadra, cercando di salvarsi, è anche quello di rilanciare a Udine il grande basket. Minelli in entrata, c'è un fallo su di lui che dovrebbe essere di Bettarini. Gli arbitri dell'incontro sono Bruno Duranti di Pisa, uno degli arbitri più famosi, più di maggiore esperienza in Italia, e con lui il giovane Fabio Facchini di Massa Lombarda. Si gioca da 13 minuti e 20 secondi nel primo tempo. Matteo Minelli
realizza il primo tiro libero, 31-28 il punteggio, dunque la squadra di Fabriano ha ridotto lo svantaggio che ricordiamo è stato anche di 8 punti, ancora Minelli a segno. E 10 punti di Winfred King finora e dall'altra parte il miglior realizzatore con il numero 15 è McKinney. Il tiro da 3 punti è di Lorenzo Bettarini. McKinney ancora in attacco alla squadra di Fabriano. Sempre a zona l'MZ Udine, la formazione udinese, lo ricordiamo comunque, ora c'è il canestro di Conti, la formazione udinese dicevamo ha avuto una stagione piuttosto difficile perché ha dovuto sostituire sia King infortunato, sia ora rientrato, sia l'altro americano Eschew che indubbiamente come coppia rendevano moltissimo e ha avuto una fase abbastanza difficile con il cambio degli americani, ora sembra in fase di ripresa. D'altronde anche Fabriano non ha avuto vita facile, aveva iniziato il campionato con il brasiliano Israel, poi sostituito con Bailey, poi ha dovuto cambiare anche Bailey e con l'infortunio a Servadio ha scelto di prendersi una guardia, McKinney, il numero 15. Ancora un tiro libero per Turner. Sbaglia Turner. 35-32. 3 punti di vantaggio dunque per Udine. Il canestro di Solomon in ripresa ma ha avuto un inizio un po' incerto. Solomon soltanto 2 su 5 la sua percentuale al tiro, mentre si è fatto notare finora nella squadra di Fabriano il numero 7 del Cadia, un giovane che ormai è entrato in quintetto base e che sta disputando un buon incontro. La schiacciata è di Winfred King, 37-34 per Udine, dunque un margine di vantaggio ancora seppur minimo. Solomon contrastato da Turner, rimessa segnata in zona d'attacco ancora per Fabriano, mentre c'è un cambio nella squadra allenata da Massimo Mangano, entra Marco Solfrini, esce McKinney. Dunque Turbo Air in campo con un solo americano, che è del Solomon, sul quale c'è Gianluca Castaldini, ma c'è un fallo fischiato ora a Nobile ed è già il terzo fallo per lui. Ci sono dall'altra parte 3 falli per l'americano McKinney. Solomon, sempre su di lui il gioco di Fabriano, ma Solomon sbaglia la conclusione, non è in gran giornata il tiro, apre molto bene King ma c'è uno sfondamento di Turner, decisione puntuale dell'arbitro Duranti. Vedete inquadrato Massimo Mangano che chiama la sua squadra. Ora c'è dunque il tiro sì, esaurito il bonus da entrambe le parti, ma ci sono dei cambi ancora chiamati da Mangano. Intanto inquadrata la panchina di Udine, Bosini con il general manager Fabbricatore. Ricordiamo che Udine ha cambiato allenatore l'altra settimana, Giovanni Piccin ha pagato per una situazione di squadra di cui certo non aveva grandi responsabilità. Comunque Bosini al suo posto ha avuto quella che è il classico effetto scossa, è andato a vincere la prima partita in trasferta a Livorno, dunque ha ottenuto un risultato importante. Bosini che già per 2 anni aveva salvato dalla retrocessione la squadra di Gorizia. Il canestro di Udine e di Graberi, 39-34, 5 punti di vantaggio di Udine, 4-13 da giocare. Sentiamo ancora Melilla. Beh, mi sembra che Udine tiene sempre botto perché sta giocando un attacco molto bene, e molto fluidamente, fa dei buoni movimenti per i vari Bettarini, anche questo Turner è molto efficace e mi sembra dall'altra parte il Fabriano
sta facendo qualche errore di troppo con i tiri da fuori di Solomon. Comunque la partita è tutta da giocare, perché mancano 3 minuti e 52 alla fine del primo tempo, quindi se ne vedremo, sicuramente si vedrà il secondo tempo e qualche soluzione tattica da ambo le parti. C'è ora un time out, sentiamo Franco Lauro. Tribuna con Flavio Pressacco, per tanti anni allenatore qui a Udine e oggi docente universitario, ma certamente vicino alle sorti del basket udinese. Un giudizio da parte di Flavio Pressacco sul cambio in panchina, ne parlavamo poc'anzi in telecronaca diretta. Che cosa può produrre a questo punto della stagione? Diceva Gianni che forse non tutte le colpe erano di Piccin. Ma insomma è sempre difficile giudicare, diciamo così, un collega, anche se io ormai sono da molto tempo fuori dalla mischia. Direi che probabilmente c'era bisogno di un avvicendamento, perché la squadra aveva evidentemente perso molto fiducia nelle sue capacità. E certo non è inutile discutere sulle colpe maggiori o minori di qualcuno. Paga sempre però l'allenatore per primo, o magari qualche volta gli americani, questo. Ma direi evidentemente c'è appunto una scala, di solito in certi momenti pagano prima gli americani. In questo caso Udine aveva avuto per varie vicende due stranieri e anche questo ha pesato indubbiamente, ma certo che dobbiamo tenere presente che comunque siamo in un mondo di professionisti, direi in generale anche ben remunerati, e direi, anche se può essere cinico, fa parte del gioco. E per Flavio Pressacco, prima di tornare in cronaca diretta, mentre Fabriano si è riportata a meno 3 in questo momento, quali prospettive a questo punto? La squadra che stiamo vedendo all'opera può rimanere in A secondo Pressacco? Credo di sì, lo stanno dimostrando anche oggi, direi che stanno giocando bene, hanno recuperato mi sembra al 100% King, hanno soprattutto di nuovo molta fiducia nelle possibilità della squadra, e anche se indubbiamente il cammino è molto duro perché abbiamo una posizione penalizzata, ma insomma confido che ce la faremo. Ringrazio il professor Pressacco e torniamo dunque in cronaca diretta mentre Udine riallunga il passo, più 6, 3 primi, 20 secondi al termine del primo tempo dal primo Carnera di Udine. E in attacco dunque la Turba Air di Fabriano con il numero 18 Pezzini in possesso di palla, va a servire sotto ancora Solomon che sbaglia, ma c'è il fallo fischiato a Castaldini, dunque andrà in lunetta del Solomon, autore finora di soli 5 punti con 2 su 6 di percentuale al tiro. La Turba Air Fabriano ha segnato con meno del 50% da 2, mentre Udine ha il 70% di realizzazione. La differenza di punteggio, seppur non rilevante, è tutta in queste percentuali. Ancora un tiro libero per Solomon. Ricordiamo che Solomon in campionato ha una media di quasi 25 punti a partita. 43 a 39, 3 minuti e 8 secondi alla conclusione del primo tempo. In attacco Udine con Lorenzo Bettarini, che è la bandiera di questa squadra, l'unico anziano ormai rimasto nel gruppo di Udine, per il resto una formazione molto giovane. King, su di lui c'è Solomon in difficoltà contro il fisico di King, che però sbaglia la conclusione, riapre bene il gioco in questa occasione Turner, il tiro da 3 punti di Bettarini, il rimbalzo d'attacco ancora di Turner sul quale c'è il fallo fischiato al numero 11 Conti, Leonardo Conti, per la squadra di Fabriano, un ragazzo di 21 anni, 1,98 m. Vai in lunetta Turner. Henry Turner alla sua 13ª partita con la formazione di Udine, una media di 27 punti a incontro, e Pezzin, stoppato Pezzin da King. Turner per King, ancora per Bettarini, osservate la posizione di King, molto lontano dal canestro, in precedenza ha tentato anche una conclusione dalla linea dei 3 punti, un po' sorprendente, poi in difficoltà su di lui Solomon, che è più agile ma sicuramente non ha la stessa stazza fisica, e canestro in sottomano a cercare anche un po' di spettacolo, e di Henry Turner,
47 a 39 il punteggio per Udine, 8 punti di vantaggio dunque, massimo margine della partita nuovamente per la squadra di casa, 2 minuti alla conclusione del primo tempo. Pezzin riesce a saltare King un po' fermo sulle gambe e va a realizzare. Abbiamo detto Winfried King rientrato da 14 giorni, probabilmente non si è ancora ripreso completamente dai postumi di un incidente stradale che l'ha tenuto a lungo lontano dal campo. Il fallo su Turner che va in lunetta con i tiri liberi, 12 punti per questo giocatore americano, 5 su 8 al tiro, 47 a 41 per Udine, 1 minuto e 44 secondi alla conclusione del primo tempo. Ancora un tiro libero per Turner. Abbiamo detto Udine penultima in classifica, quota 14, assieme alla squadra di Venezia, ultima ormai retrocessa Cremona, ma a soli 2 punti sopra c'è Sassari, Brescia, Bologna, e a 4 punti ci sono altre 4 squadre, dunque un campionato, quello di A2, di drammatico equilibrio in questo caso, perché qualcuno dovrà andarsene in Serie B. Pezzin stoppato, ma è irregolare questo intervento di Turner su Pezzin, dunque fallo dell'americano Turner su Stefano Pezzin, giocatore di 2 metri 26 anni, in lunetta con i tiri liberi. 48-41, 1-24 alla sirena, un primo tempo dunque che è andato via abbastanza veloce. Fabriano è a quota 18 punti, dunque in settima posizione in teoria in corsa per i play-out, ma ovviamente deve stare molto attenta la squadra di Massimo Mangano, anche perché, come abbiamo detto, domenica scorsa ha subito uno stop casalingo abbastanza pericoloso. Ma è sorprendente, ma Fabriano ha vinto più in trasferta in questo campionato che non in casa. In attacco ora la squadra di Fabriano con Solomon per McKinney. McKinney cerca la conclusione da fuori, sbaglia, non riesce il tap-in di Solfrini, e per Udine la possibilità di incrementare il suo margine di vantaggio. McKinney non ci riesce, recupera ancora palla, va a servire Castaldini che va a segno, 50-43 per l'MZ Udine sulla Turbo Air di Fabriano. E ora c'è un fallo di Castaldini, mentre rivediamo azione precedente in attacco di Udine con Turner che va in qualche maniera a servire Castaldini che va a realizzare. Ora però Castaldini è andato anche in panchina, 3 falli per lui, 3 falli per Nobile, 2 giocatori molto importanti per l'MZ Udine, mentre sono 3 i falli di Solfrini, McKinney e di Talevi nella Turbo Air di Fabriano. Ancora un tiro libero di Pezzin a segno, 50-45, 41 secondi al termine di questo primo tempo, anticipo della 6ª giornata di campionato. Fabriano è tornata alla difesa individuale, abbiamo visto anche un po' di zona in precedenza, ma non molto convinta ci sembra. Ma mi pare che c'è stato un accenno di zona per qualche minuto da parte dell'MZ, 2-3, e poi sono ripassati sistematicamente a uomo. Da rilevare nel frattempo le grandi bombe tirate da Conti, questo giovane qui veramente ne ha fatti 3 su 3, sta giocando molto bene. Quindi sono tornati tutte e due le squadre a difesa individuale in questo momento qui a 5 secondi dalla fine del primo tempo. È rimbalzo di Solfrini e un fallo fischiato a King, per cui proprio a un filo dalla sirena, un secondo dalla conclusione del primo tempo, ci saranno i tiri liberi per Fabriano, 50-47. La formazione ospite dunque ha la possibilità di toccare praticamente il minimo svantaggio della partita proprio alla conclusione del primo tempo, un primo tempo in cui ci sono stati 11 punti di Conti, questo giovane, come ha detto Melilla, che ha realizzato 3 canestri consecutivi dalla lunga distanza.
tre canestri consecutivi dalla lunga distanza, 11 punti di McKinney, dall'altra parte 13 di Tanner e 12 di Winfred King. Questo è la conclusione del primo tempo. Al termine del primo tempo daremo la linea allo studio a Roma. Ricordiamo il punteggio dunque: MZ Udine 50, Turbo Air Fabriano 49. Magari una, ecco, battuta, sì, da Franco Lauro. Sì, c'è Lorenzo Bettarini. Allora un primo tempo. Buon pomeriggio dunque dal Palazzo dello Sport di Udine per il secondo tempo del confronto fra l'MZ Udine e la Turbo Air di Fabriano. Ricordiamo che abbiamo trasmesso anche gran parte della prima fase di gioco, primo tempo conclusosi sul 50-49, un primo tempo in cui Udine ha avuto fino a 8 punti di vantaggio in diverse occasioni, ma Fabriano ha giocato un buon finale riuscendo a riportarsi alla minima distanza. Il primo canestro della ripresa è di Winfred King, il pivot friulano rimasto a lungo fuori squadra per un infortunio, uno dei giocatori sicuramente più dominanti sotto canestro che ci siano nel campionato di A2. La sua presenza cambia la squadra, infatti all'inizio di campionato con King e Deschio Udine aveva vinto 4 partite su 5, poi ha dovuto cambiare entrambi gli americani ed è passata dalla vetta della classifica alla piena zona retrocessione. Ora rientrato King, Udine ha già vinto una partita su 2 e sta giocando bene, abbastanza bene anche questa sera contro la Turbo Air di Fabriano. Fabriano che peraltro ha avuto anch'essa non pochi problemi con gli stranieri e ha perso anche un giocatore importante come Servadio, una guardia che garantiva 20 punti a partita. 52-49, 19 minuti, 7 secondi da giocare, 14 punti di King fino a questo momento e 5 rimbalzi, 13 di Turner per l'MZ Udine, mentre per Fabriano ci sono 11 punti di McKinney, il nuovo americano, e 11 punti del giovane Conti. Assegno Solomon, che è stata un po' la nota negativa di Fabriano nel primo tempo, soltanto 3 su 8 la sua percentuale di realizzazione. Partita dunque di assoluto equilibrio, 52-51, 18 minuti e 42 secondi il termine, e in attacco Udine con King, raddoppio su di lui di Pezzin e di Solomon. King riesce a cambiare completamente campo, ma c'è infrazione di passi fischiata a Henry Turner, una guardia ala venuto qui a sostituire appunto Vincent Eschew, un giocatore da 24-25 punti a partita, anche se forse Eschew garantiva anche qualche cosina in più in termini di rimbalzi. Il canestro è di Minelli da 3 punti ed è il primo vantaggio della partita di Fabriano, 54-52, primo margine di vantaggio per la squadra ospite dopo 2 minuti di gioco nella ripresa qui al Palasport Primo Carnera di Udine. Fabriano domenica scorsa ha subito una sconfitta in casa sorprendente soprattutto per le dimensioni contro la Birra Messina di Trapani, ma viene da una serie buona che l'ha rilanciata. Fabriano che ora ha raggiunto 4 punti di margine, 56-52 per la squadra di Massimo Mangano, e in attacco l'MZ Udine che ricordiamo ha in panchina da domenica scorsa Paolo Bosini. Bosini che ha esordito con un successo in trasferta sul campo non facile della Pallacanestro Livorno e ha sostituito Giovanni Piccini. Il canestro di McKinney, momento particolarmente positivo all'inizio di ripresa per la Turbo Air Fabriano. Carlton McKinney autore di 13 punti con 6 su 9 al tiro. Bettarini in palleggio, Lorenzo Bettarini capitano e bandiera della squadra friulana in questi ultimi anni, è un fallo per la difesa di Fabriano. Ricordiamo che gli arbitri dell'incontro sono Bruno Duranti di Pisa e Fabio Facchini di Massa Lombarda, e la rimessa laterale in zona d'attacco per l'MZ Udine con Bettarini.
che va a servire Winfred King. Questo è Nobile, manovra molto elaborata, King non si avvede di un intervento da dietro di Pezzin e poi c'è un fallo nel tentativo di Udine di cambiare nuovamente il possesso di palla. 58-54 per Fabriano, 16-55 al termine, time out. Auto della Turbo Air di Fabriano, Massimo Mangano. Marco hai tre falli, stai attento, appena prende la palla un passo indietro, è inutile che continui a anticipare, dopo appena prende la palla subito schizza dietro, lascia lo spazio per giocare uno contro uno, ok? Also you three foul, press the ball when you finish to dribbling, ok? Muoviamo la palla, guardiamo del dentro e pazienza e continuiamo a aiutare su King, va bene? Braccia su e taglia fuori, andiamo a rimbalzo attacco, andiamo a rimbalzo attacco, forza! E avete sentito la voce di Massimo Mangano, una raccomandazione per McKinney e per Solfrini che hanno tre falli e devono dunque fare attenzione, braccia alzate, taglia fuori, ha chiesto ai suoi ragazzi Massimo Mangano e la Turbo Air è in attacco ancora con 4 punti di vantaggio, 16 primi, 45 secondi al primo carnera di Udine alla termine della partita. Kinney per Matteo Minelli che va a servire Del Solomon, Solomon in buona posizione, batte Daniele, va a realizzare 6 punti di vantaggio per Fabriano, massimo margine della partita dunque, 16 minuti e 27 secondi al termine, ricordiamo intanto che questa sera si gioca un altro anticipo della sesta giornata del campionato di A2 a Milano al Palalido alle 20:30, vanno in campo la Teorema Tour di Arese contro la capolista Glaxo di Verona, il canestro da 3 punti è di Winfred King. L'altra capolista, la Lotus di Montecatini, gioca invece domani a Trapani. La squadra è partita questo pomeriggio con un volo charter. La società ha organizzato un volo speciale proprio per mettere la formazione nelle condizioni migliori per poter giocare una partita considerata molto importante. Domenica prossima a Lucca, il Palazzo dello Sport dove gioca la Lotus di Montecatini, si gioca un grande derby contro la Kleenex di Pistoia e i biglietti sono già stati venduti tutti, si spera sempre nell'apertura del nuovo Palazzo dello Sport a Lucca che darebbe finalmente più spazio agli appassionati toscani. Una palla rubata ora da Turner che cerca un compagno, poi va a forzare la conclusione, trova il fallo Turner, il fallo del numero 5 Minelli. 15 minuti e 45 secondi al termine, Udine ha 3 punti da recuperare, 60-57, c'è un cambio, esce Lorenzo Bettarini, entra con il numero 4 Marco Maran, un giovane di 21 anni, 1,90 m, Bettarini si prende un po' di riposo in panchina, dopo aver tenuto il campo per tutto il primo tempo. Ancora un tiro libero di Turner, vicino a noi Giulio Melilla, l'allenatore del banco di Sardegna di Sassari, un'altra delle 9 squadre che sono coinvolte in qualche maniera nella lotta per la salvezza, segue dunque questa partita con particolare attenzione, poi partirà per Siena, il canestro è di Pezzin e sentiamo il commento, il giudizio di Melilla su questo inizio di ripresa. Ma mi sembra che Solomon si sia ripreso un po' con i suoi tiri da vicino, ha fatto diciamo, una serie di buoni tiri, ha portato la Turbo Air in vantaggio, però diciamo che la partita sicuramente è tutta da giocare perché a questo punto qui si verificheranno sicuramente delle difese un po' adeguate, qualche zona speciale, quindi bisogna stare allerta, quindi io penso che sarà una partita che finirà sul filo del rasoio, vincerà sicuramente chi avrà i nervi più a posto, quindi è tutto da giocare. Vediamo McKinney che va a servire Solomon, su Solomon c'è King e non riesce la conclusione dell'americano della Turbo Air, ora King lo vedete addirittura in palleggio, serve una buona palla per Turner sul quale c'è il fallo di Gianluca, no scusate, il fallo di Marco Solfrini. Ha commesso il suo quarto fallo, primo giocatore dunque con 4 falli a carico va in panchina, vicino avete visto passare Massimo Mangano, sostituito Solfrini con 4 falli, l'attacco
dell'MZ Udine a canestro con Turner. Turner alla sua 13esima partita con la maglia di Udine, 25 punti di media partita. McKinney a segno da 3 punti, Fabriano mantiene 4 lunghezze di vantaggio, 65-61. La squadra di Udine oggi sta tirando con ottime percentuali sopra il 60%, ed è questo un dato da sottolineare, perché nella media di campionato finora Udine è la formazione che in assoluto tira peggio in Serie A2, con appena il 46%, ed è anche la squadra che ha il maggior numero di palle perse, due dati che sono un po' significativi poi per leggere la posizione di classifica, il penultimo posto assieme a Venezia. Palla in attacco per Pezzin della Turbo Air di Fabriano, e dunque Udine ha la possibilità ora di riportarsi in pareggio. 13:55 alla conclusione, 63 chi attacca, 65 la formazione che difende in maglia rossa, la Turbo Air di Fabriano. Turner, un servizio un po' incerto per Conti, comunque mantiene possesso di palla Fabriano. Scusate, c'è la schiacciata, ma c'è anche il tecnico fischiato a Turner, lo vedete, si è appeso al ferro, era già stato ammonito per un'identica azione nel corso del primo tempo. I regolamenti in questo caso parlano chiaro e non è ammesso appendersi al ferro quando c'è la schiacciata. E comunque canestro valido, ed ora c'è Solomon in lunetta. Dunque 66 pari, ora era 66-65, 66 pari, 13-36, c'è qualche problema però sul tabellone, infatti viene corretto ora, Udine è a 65, non a 66, e Fabriano ha un punto di vantaggio, 66-65 per la Turbo Air, 13-30 al termine, in attacco Udine con Turner, sul quale c'è McKinney, va a servire King, controllato da Solomon, difesa individuale per la squadra di Fabriano, d'altronde ha difeso la zona quasi tutta la partita anche Udine. King cerca la conclusione da 3 punti e la trova, sorprendente indubbiamente questo giocatore di 2,7 m che ha un fisico potentissimo per giocare sotto canestro, e beh, oggi ha già realizzato 2 canestri dalla linea dei 6,25 m su 3 tentativi. 22 punti per lui, miglior marcatore dell'incontro. Udine in vantaggio nuovamente, King recupera palla, vuol fare tutto solo e c'è il fallo di Minelli che cercava di strappargliela. 68-66 per l'MZ, rientra Bettarini, esce Maran. Bettarini dunque soltanto un paio di minuti di respiro, d'altronde Udine non può fare a meno della sua esperienza ed anche dei suoi tiri. Non vale questo canestro, c'è stato fallo fischiato in precedenza. 68-66, 12:36 al termine, ci sembra un momento particolarmente importante questo della partita. Ma mi sembra che l'MZ sia rientrato molto bene in partita, dopo aver subito quei 5-6 punti di svantaggio, adesso ha rimesso in campo il suo capitano Bettarini, che sicuramente è quello che illumina tutte le azioni, è un giocatore fondamentale. Comunque io vedo Fabriano molto attento alla squadra, la Turbo Air non lascia niente di intentato, diciamo ogni azione se la gioca con molto raziocinio. Sicuramente Mangano ha preparato molto bene questa partita, che vedo che sta facendo dei buoni adeguamenti anche su Turner, quindi molto bravo anche nelle difese il Fabriano. Ora c'è un time out, 12:24 al termine, 68-66 per Udine. Sentiamo Busini. Ogni volta che la palla va a wing cerchiamo di muoverci sempre, come hai fatto adesso, stai attento che McKinney ha 3 falli, McKinney has 3 foul, ok? You move every time
Winfred, you cut, ok? Cut inside, strong, va bene? Giochiamo secondo quello che abbiamo fatto in allenamento, non facciamo niente di più, va bene? Forza, andiamo, è in difesa, su! E allora riassumiamo quello che ha detto Bosini, ha raccomandato attenzione al suo Turner che ha 4 falli, ricordandogli che dall'altra parte c'è McKinney che ne ha 3, lo ha pregato di entrare con decisione, di tagliare dentro e naturalmente ha chiesto maggiore attenzione difensiva a tutti in un momento decisivo della partita. 12 e 15 in questo momento al termine della partita, in attacco l'MZ al tiro e a segno con Turner da 3 punti e il vantaggio torna a più 5 per Udine a 12 minuti dalla conclusione. Abbiamo visto la Turbo del Fabriano schierata a zona, subire un canestro dalla lunga distanza che forse farà cambiare idea a Massimo Mangano, vedremo nelle azioni successive, e il canestro ora è per Fabriano con McKinney, 71-68, 11 minuti e 49 secondi da giocare. Winfred King per Bettarini, ancora Turner, è un intervento della difesa di Fabriano, la schiacciata di McKinney, autore fino a questo momento di 20 punti e miglior marcatore per la squadra ospite, mentre per Udine ci sono 24 punti di Turner e 22 di King, dunque complessivamente 46 degli americani su 71 della squadra, 11-22 al termine. Vediamo questo tentativo di Nobile, palla persa, la schiacciata di King sul ferro, ma ancora recupera Udine e va a segno con Turner. Questa è un'azione molto importante per l'MZ che non solo le dà 2 punti, dunque 3 lunghezze di vantaggio ora, ma soprattutto le dà sicurezza per essere riuscita a recuperare 2 palloni dopo 2 errori abbastanza banali. Vediamo l'attacco di Fabriano con Tallevi che imposta l'azione, poi la conclusione per Del Solomon, autore di 16 punti finora. Udine in attacco, 73-72, un solo punto fra le due squadre, 10 minuti e mezzo al termine, partita che è sicuramente di grande agonismo, che riflette d'altronde una situazione che per entrambe le squadre è molto difficile, richiede il massimo impegno, un campionato di A2, abbiamo detto che è torrido sia per la lotta nella promozione fra Verona, Montecatini, Pavia, Siena, sia nella lotta per la salvezza che praticamente coinvolge più di mezzo campionato. 76-75 per Udine, 10 minuti esatti al termine, si arrabbia Bosini. Bosini punta ovviamente ad ottenere il suo secondo successo, il suo freschissimo incarico di allenatore a Udine. Vediamo l'attacco dell'MZ con Castaldini che scarica per Bettarini, ma ha subito il fallo rilevato dall'arbitro Duranti, il fallo è del numero 15 McKinney, quarto fallo dell'americano di Fabriano McKinney, 4 falli anche per Solfrini nella squadra ospite, 4 invece di Turner per l'MZ Udine. 9:45 al termine, 2 punti di vantaggio per l'MZ che ha in lunetta ancora con un tiro libero Gianluca Castaldini. E qui è buono questo tiro, forse potevano essere anche 2 punti perché è stata toccata la retina nel momento in cui la palla ballava ancora sul ferro. 78-75 per Udine, 9:37 al termine e in attacco la Turbo Air di Fabriano. L'anticipo, abbiamo ricordato, della 6ª giornata del girone ritorno del campionato di A2. Domani in A1 ci sono molte partite interessanti. A Cantù va la capolista Benetton Treviso un po' in difficoltà, mentre l'altra capolista Messaggero Roma ospita la Siris di Reggio Emilia. C'è il ritorno di Bob McAdoo a Milano nel confronto fra la Philips e la Filanto di Forlì. C'è il ritorno di Bogdan Tanjevic invece a Caserta nella partita fra la Fonola Caserta e la Stefanel Trieste. Vedete ancora Bosini incitare i suoi, 5 punti di vantaggio
per Udine, 9 minuti e 4 secondi alla conclusione. Ricordiamo che in settimana si è giocata una partita molto importante per la Coppa dei Campioni con la Scavolini Pesaro, che ha disputato un grande incontro sul campo dell'Ares di Salonicco perdendo di un punto, pur essendo priva di Magnifico e di Darren Day, mentre nella Coppa Korać si apprestano a disputare le semifinali la Clear di Cantù contro il Cibona di Zagabria e la Fonola Caserta contro il Real Madrid. ...8:36 al termine, dicevamo, della Coppa Korać, si tratta dei quarti di finale, non delle semifinali. 80-75 il punteggio, 5 punti di vantaggio dunque per la squadra di casa, con la Turbo Air in lunetta con i tiri liberi, con Stefano Talevi, realizzati entrambi. Dunque partita sempre di grandissimo equilibrio, 3 punti soltanto di vantaggio per Udine. Vedete King che arriva in attacco con molta calma. King sicuramente può ancora migliorare il suo rendimento fisico, ma è un giocatore veramente fortissimo per la 2. Sbaglia la conclusione da 3 punti Turner, palla contesa, recuperata da Udine, poi però King non riesce a servire un compagno, c'è una deviazione ancora, recupera Udine. Questi sono i palloni più importanti, quelli più difficili. Guardate qui un po' di pallavolo e poi il canestro di Turner, più 5 per Udine. 82-77, 7:48 al termine. Udine riesce a sbagliare ma a recuperare molti palloni in attacco. Ma mi pare che Udine appunto stia facendo molto bene sui recuperi, sulle palle sporche, diciamo, dopo i tiri sbagliati riesce a recuperare. Diciamo, in questa fase si sono schierate tutte e due le squadre a zona 2-3. Mi pare che appunto Udine si sta adeguando molto forte su McKinney, di conseguenza Fabriano su Turner, però lo stesso Turner sta buttando dentro alla grande, come nella stessa maniera anche King. Quindi è veramente una bella partita, sicuramente queste difese a zona ti fanno tirare, alla fine si vedrà. Tanto colgo l'occasione per salutare il caro amico Dito Guerrieri e spero che presto sia fra noi in panchina a incitare la propria squadra. E non possiamo che unirci all'augurio di Giulio Melilla, sperando, come tutti d'altronde gli appassionati di basket, che Dido Guerrieri, l'allenatore della squadra di Torino, possa riprendersi presto e ritornare a guidare la sua squadra. Vediamo il canestro di Nobile, a più 7 ora, a più 7 ora l'MZ Udine, a 6 minuti e mezzo dal termine, un canestro questo di Paolo Nobile, sicuramente molto importante, che da Udine un margine di vantaggio significativo, 7 punti, anche se 6 minuti e 20 sono un'eternità. Udine a zona, Solomon al tiro, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Turner, un Turner autore di 31 punti con 12 su 17 al tiro, 9 rimbalzi, indubbiamente una grande partita la sua. Un giocatore che ha tratto giovamento dalla presenza di King, perché in precedenza era portato a voler fare tutto solo e a strafare, ora è molto più ordinato. Il canestro di Bettarini, Udine al massimo vantaggio della partita, 87-77, più 10, dopo un momento abbastanza difficile nella ripresa in cui era andata anche sotto. L'MZ ha ritrovato ottime percentuali al tiro, ai 66% da 2 e anche da 3, e ha realizzato ben 8 canestri dalla lunga distanza l'MZ, 87-77 a 5:25 dalla sirena. Bettarini per Castaldini, scambia ancora con Bettarini, sul quale c'è Talevi, riceve Castaldini, controlla in qualche maniera, servito Turner, sbaglia Turner, lotta ai rimbalzi e l'intervento arbitrale per un
fallo in attacco di Winfred King. King, secondo fallo. Ci sono 4 falli di Turner, questo è il vero problema per Udine, e c'è un time out. Sì, sentiamo subito Paolo Bosini, allenatore della MZ di Udine, in vantaggio di 10 punti a 5 prime 3. Non andiamo fuori dalle tracce dell'attacco alla zona, facciamo, ricordatevi, l'uno, se va in palleggio lui copre l'angolo e questo taglia e ci ribaltiamo nelle posizioni, con pazienza e muoviamoci, scambiamo, ribaltiamo i giochi e il movimento di palla è dentro a palla win. Ok, forza, andiamo. Ecco Melilla, un giudizio al volo su questo time out di Bosini, che ha un margine che è diventato interessante ma non certo determinante e decisivo. I suoi giocatori di ribaltare il gioco, cioè di far muovere molto la palla, creare dei vuoti e dare la palla dentro a King, giustamente, perché con 10 punti di vantaggio adesso vuol rischiare il meno possibile, dando i palloni a King, che è in ottima giornata. Quindi diciamo, raccomanda la pazienza nei giochi, il movimento del pallone, palla a King, giustamente. E 2 tiri liberi messi a segno da Del Cadia, che ora viene sostituito da Pezzin. Del Cadia, autore di 8 punti, 7 rimbalzi conquistati. L'abbiamo visto giocare piuttosto bene Danilo Del Cadia nel corso del primo tempo. Ovviamente a 21 anni trovarsi nel quintetto titolare è sempre difficile. Del Cadia in partenza non doveva essere sicuramente il pivot titolare di questa squadra di Fabriano, c'era il brasiliano Israel, che poi però è stato tagliato, sostituito da un altro pivot, Bailey, poi c'è stato l'infortunio a Servadio e Fabriano è stata costretta a prendere una guardia, McKinney. Del Cadia è stato promosso in quintetto base, sta rispondendo abbastanza bene ma forse non regge 40 minuti. 87-79 con Fabriano in attacco, 4 minuti e mezzo al termine, buono il canestro e c'è anche un fallo, dunque ci sarà un tiro libero supplementare per Pezzin, che va già in lunetta. 87-81, 4:30 al termine. Abbiamo visto una grande bandiera tricolore alla curva ovest, i tifosi dell'MZ ci pregano di salutare i loro gemellati dell'Aprimatic di Bologna e della Benetton Treviso, e lo facciamo volentieri se questo è un messaggio di amicizia. E vediamo l'attacco di Udine con Turner a 4:17 dal termine, 5 punti soltanto, Fabriano dunque ha dimezzato il distacco, Turner sbaglia la conclusione. E per la Turbo Air questo è un pallone importantissimo per riaprire la partita. Stoppato Tallevi da Castaldini. La rimessa è per l'MZ Udine. 4:04 al termine. Da più 10 a più 5. Bettarini. Anche in precedenza d'altronde Fabriano aveva dimostrato di potersi tenere sempre in partita. Ottimo pallone questo di King per Turner. Avrete notato in questa circostanza come King abbia giocato molto alto, lontano da canestro, andando a servire invece il piccolo Turner sotto, pescato benissimo. Ma nel frattempo Fabriano è tornato dalla difesa del zona, di questo ruolo giustamente, e King che si porta in poste, cerca degli spazi, dei vuoti per far giocare in flash uno contro uno Turner. Ci è riuscito, perché effettivamente King è un buon passatore, Turner è uno molto mobile, mi pare che i 33 punti finora fatti oggi con delle medie altissime mi rappresentano effettivamente questa grande coppia di americani che sta meritando sicuramente di vincere la partita. Ora sbaglia però Bettarini da 3, in precedenza aveva realizzato McKinney da 3, dunque Fabriano è a meno 4, 89-85, 3 minuti e 4 secondi al termine. C'è un fallo su Tallevi lanciato in attacco, 2 tiri per lui e dunque per Fabriano la possibilità di ridurre ulteriormente lo svantaggio. C'è comunque un time out, sentiamo Franco Lauro. Siamo qui ai bordi del campo con Marcello Perazzetti, allenatore dell'Ipercop di Ferrara, presente al primo carrera di Udine. Una partita che si riapre ancora una volta, la Turbo Air Fabriano torna pienamente in corsa. Ma indubbiamente il cambiamento di difesa del Fabriano probabilmente ha creato qualche problema alla squadra di Udine, che ha avuto una buona serie di tiri da 3 contro zona, ma adesso mi sembra avere qualche problema contro questa difesa individuale.
Ecco, con la difesa individuale a questo punto per Fabriano, quante chance di completare il recupero? Ma consideriamo che Sulfrini e Mecchini hanno quattro falli, quindi sicuramente sarà una partita combattuta fino alla fine. Udine può rimanere in A2 per Marcello Perazzetti? Ma direi di sì, col recupero della piena forma di King, sicuramente un pivot tra i migliori in Italia, e Turner e Bettarini sono altri due ottimi giocatori. È chiaro che il campionato di A2 quest'anno è molto equilibrato, sia per la lotta per la promozione sia per quanto riguarda la retrocessione, però credo che Udine ha tutti i titoli per poter rimanere. In A2 ci vuole andare anche Ferrara, vero Perazzetti? Ma speriamo, se la fortuna ci aiuta un po'. Bene, ringraziamo Marcello Perazzetti e torniamo in cronaca diretta. 2 primi e 50 secondi, meno 2 soltanto per Fabriano, così come la temperatura fuori dal primo Carnera. E c'è un fallo ora su Winfred King, fischiato a Marco Solfrini. La situazione falli è abbastanza pesante da entrambe le parti. Ci sono, abbiamo sentito prima, 4 falli di Solfrini e di McKinney per Fabriano, ma ci sono anche 4 falli di Turner, Bettarini e di Castaldini per l'MZ Udine. Dunque è una situazione che può pesare. Ora King sbaglia un tiro libero, ma il rimbalzo è conquistato da Castaldini, sul quale c'è un altro fallo. 2:46 al termine. 89-87 il fallo di Solomon, terzo. 89-87 dicevamo per la squadra di casa, che ha in lunetta Gianluca Castaldini. Realizza il primo tiro libero, 11 punti per lui complessivamente, 5 su 6 dalla lunetta. Ancora il segno, 4 lunghezze di vantaggio per l'MZ Udine. Finale incandescente dunque in questo anticipo di A2, 2 minuti e 39 al termine. Fabriano in attacco con 4 punti da recuperare. Udine schierata a zona, McKinney per Talevi, ancora McKinney da 3 punti, ancora a segno. McKinney sta giocando una partita micidiale, perché dalla lunga distanza ha realizzato 5 su 7, si dispera Bosini. 29 punti per McKinney, un solo punto di vantaggio per Udine. 91-90, 2:11 al termine, finale dunque incandescente. Il fallo di Pezzin, una partita questa che forse tecnicamente potrà non essere esaltante, ma sicuramente è molto bella sul piano agonistico. Turner, ancora un tiro libero per lui. Ha realizzato 34 punti, è il miglior marcatore dell'incontro Turner, con 13 su 20 al tiro, ancora a segno nei tiri liberi, più 3 per Udine. 93-90, 2 minuti e 5 secondi al termine, può succedere ancora di tutto. Cambiato difesa Udine, c'è King su Solomon che va a commettere il fallo. Winfred King d'altronde può difendere un po' più deciso, perché finora aveva 3 falli, ma ora è arrivato a quota 4 e deve stare molto attento anche lui. La situazione di Udine è delicata, perché ha 4 uomini del quintetto con 4 falli a carico, dunque non può difendere più molto, ma Fabriano spreca i tiri liberi più importanti della partita. A 1:51 dal termine, in attacco Udine con 3 punti di vantaggio, con Bettarini che cercava Turner, ancora in palleggio Renzo Bettarini, va a trovare ora Turner. Turner costretto a riaprire il gioco per Castaldini, al tiro Castaldini, niente da fare, palla recuperata da Solomon. Fabriano ora che può anche trovare il pareggio in questa azione. È particolarmente pericoloso McKinney, in possesso di palla, infatti va ancora al tiro da tre, ma questa volta lo sbaglia. 5 su 8 per lui dalla linea di 6:25, 1:12 il termine. 93-90, Fabriano ha perso prima l'occasione di andare ai tiri liberi, ora ha sbagliato una conclusione dalla lunga distanza, poteva riportarla in parità. Ed è dunque l'MZ Udine ora in attacco con Bettarini, su quale c'è Talevi, a cercare King, raddoppio su King, libero Turner, ma aspetta troppo per andare al tiro, ma alla fine trova il canestro da 3 punti che può essere decisivo a 40 secondi dal termine. 96-90,
più 6 per Udine. Tallevi sbaglia e Udine praticamente ha vinto la partita. Con il canestro da 3 punti di Turner arrivato a quota 38. Una grande partita indubbiamente quella dei due americani di Udine. A 24 secondi dal termine, Udine in attacco con 6 punti di vantaggio. 96 a 90, il fallo è di Tallevi. Va in lunetta Lorenzo Bettarini, capitano della formazione friulana, autore di 12 punti. Udine al secondo successo consecutivo raggiunge a quota 16 la Primatic di Bologna, la Telemarket di Brescia e il Banco di Sardegna di Sassari. Bettarini realizza 97-90, 23 secondi. 23 secondi in cui in teoria potrebbe ancora cambiare qualcosa, perché esiste la possibilità di ricorrere al fallo sistematico, di trovare i canestri da tre, ma ci sembra che Fabriano non abbia molte speranze. Sbaglia Solfrini, c'è il fallo su Pezzin. 16 secondi alla sirena. 98-90 per 98-90 per Udine, che perde per 5 falli. Lorenzo Bettarini, il suo capitano, ha subito anche un colpo in quest'ultima azione. E vedete Massimo Mangano, e per Fabriano sarebbe la seconda sconfitta consecutiva, invece, che rimette in discussione una situazione di classifica che sembrava farsi abbastanza tranquilla. Fabriano infatti a quota 18. 98-90, 16 secondi al termine, ancora un tiro libero per Pezzin. Udine che è penultima assieme, Venezia che è penultima assieme a Udine, domani gioca in casa con la Pallacanestro Livorno, una partita molto importante per la Raier Venezia. Ancora Nobile in contropiede, sbaglia, non riesce a correggere a canestro Castaldini, palla per Fabriano, ma mancano 6 secondi. Un intervento di King che va fuori con la palla in mano, la rimessa assegnata alla Turbo Air di Fabriano a 4 secondi dalla sirena sul punteggio di 98-92. Pezzin, il tentativo da 3 punti dalla lunghissima distanza di McKinney va fuori e dunque Udine conquista il suo secondo successo consecutivo sul punteggio di 98-92, raggiunge quota 16. Da sottolineare la grande partita di Turner, autore di 38 punti, 24 per Winfred King, dall'altra parte 29 punti di McKinney, 16 di Solomon, un Solomon peraltro un po' deludente, e 13 di Pezzin e 11 di Conti, un Conti che si è fatto vedere soprattutto nel corso del primo tempo. E a Giulio Melilla chiediamo il commento finale a questo incontro. Mi pare che hai detto praticamente tutto. La grande prestazione di Turner è stata determinante per la vittoria della squadra di casa, dell'MZ Udine. Diciamo che Fabriano ha tenuto così sospeso questo risultato fino alla fine, ha fatto una buona partita. Comunque a me ha meravigliato anche la grande prestazione di King, che effettivamente da due partite che si è ripresentato sui campi, giocando veramente molto bene. Quindi diciamo è tutto riaperto, un discorso che sicuramente bisognerà lottare fino alla fine per decidere sicuramente chi resterà in A, perché mi pare sia Udine, sia Venezia e sia tutte le altre squadre sono tutte, diciamo, nessuno vuol retrocedere, come tutti vogliono fare i play-out. Staremo a vedere fino alla fine chi meriterà di fare o i play-out o di salvarsi. Dunque ricordiamo ancora il risultato finale qui al Palasport Primo Carnera di Udine. L'MZ Udine ha battuto la Turbo Air di Fabriano per 98-92, primo tempo 50-49, e la linea va a Franco Lauro. Eccoci dunque in studio, Gianni, ancora qualche istante per avere il collegamento, la vittoria per la formazione friulana è naturalmente molto importante, c'è grande emozione, c'è il presidente Cainero che può commentare a caldo un successo che rimette in corsa l'MZ per la permanenza in Serie A2. Sì, senza dubbio questo era un incontro per noi molto importante e ritengo decisivo per darci anche morale per un finale di campionato che speriamo sia perlomeno pari all'inizio. Abbiamo subito molte traversie, le stiamo recuperando. Sono estremamente felice della prova dei ragazzi e della prova di Orgoglio.
E poi qui c'è l'amico Edi Orioli che per la prima volta vede vincere in casa la nostra squadra, perché quando è venuto lo festeggiavamo noi vincitore, abbiamo perso, sono contento anche per lui. E allora Edi Orioli, vincitore di due Parigi-Dakar e in sella una moto, oggi ha cavalcato la Tigre Udinese invece verso un successo che è molto importante. Beh, credo che questo successo per la MZ sia veramente importante, come ha già detto il Presidente, appunto per la permanenza nella Serie A2. Io non sono un grandissimo esperto di pallacanestro, ma quando mi è possibile lo seguo sempre. Credo che sia veramente uno sport dinamico e di effetto soprattutto per il pubblico, perché è molto vicino alla palla a chi gioca. Quindi uno sport bello da seguire, anche un invito al pubblico a casa, vero Edi Orioli? Devo dire che veramente rende molto di più vederla dal vivo che chiaramente in televisione, però magari qualche altro sport in televisione è più spettacolare, però la pallacanestro credo che sia veramente meglio vederla in diretta dal palazzetto dello sport. Quindi un invito ad andare nei Palasport a seguire le partite di basket da Edi Orioli, un campione della moto, vincitore Parigi-Dakar due volte, una delle imprese più massacranti e difficili che possono essere compiute. Intanto ci ha raggiunti il tecnico, il coach della Turbo Air Fabriano, ringraziamo intanto il presidente Cainero che fa spazio a Mangano. Onore ai vinti che hanno giocato una buona partita, ma qualcosa è mancata a Mangano, perché sembrava a un certo punto che poteste di nuovo mettere la testa avanti. No, è stata una partita dominata soprattutto nel primo tempo dalla paura di perdere, due squadre che ovviamente stanno giocando in questo momento per la salvezza e per i play-out, e quindi c'era molta angoscia, molta preoccupazione e un po' di nervosismo. Poi nel secondo tempo le squadre sono un po' sciolte e devo dire che la partita a un certo punto all'inizio del secondo tempo pensavamo di averla presa per le briglie noi, dopo è successo che credo una serie incredibile di tiri da tre punti da parte di King e di Turner, che hanno effettivamente dato la svolta alla partita. Turner ha fatto una partita straordinaria, credo la migliore da quando gioca qui in Italia, forse la migliore della sua vita, forse quella che ha sognato per tutto. C'è il presidente Cainero. Io sono contento di quello che dice l'amico Mangano, però credo che Turner queste partite le fa abitualmente. Certo, giocare con King è molto diverso che come giocava prima. Oggi ho sentito il commento di Giulio Melilla, che ha sottolineato la sveltezza negli assist di King. Non dimentichiamo che King era il primo giocatore negli assist. Turner è veloce, va a schiacciare con molta facilità, quindi atleticamente è forte. Non credo questa sia la sua migliore partita, spero non lo sia perlomeno. E allora ecco, speriamo di farne tante così, che giochi sempre così, e sicuramente sarà un fatto molto positivo per Udine, perché King è tornato a giocare ai suoi livelli. Se Tarne gioca così, Udine diventa una squadra veramente pericolosissima, e quindi bisogna fare gli auguri a questa squadra e i complimenti, perché ha giocato bene, i due americani hanno giocato molto bene, Bettarini è tornato anche lui ai suoi livelli. Sapevamo di arrivare a Udine nel momento peggiore per noi, perché la squadra veniva da una vittoria e con l'arrivo di King la squadra era galvanizzata, e così è stato.